Facevo il fotografo un tempo. Ero anche piuttosto bravo e senza vanteria. Posso affermare che sarei diventato un nome grosso in questo campo. Se non fosse successa la cosa che ora vi racconterò. Era un giorno qualunque e io girovagavo per la città avvolta dalla bruma, in cerca di qualche soggetto da immortalare. I miei giri mi portarono a un pittoresco, antico ponte di pietra, che la nebbia rendeva meraviglioso. Scattai la prima foto e quando osservai il display, restai perplesso. C'era una persona in piedi sul parapetto del ponte. Una donna che indossava un lungo abito nero. Si stagliava nitida contro il pallore della bruma. Ero totalmente incredulo, poiché l'unica persona presente in quel momento sul ponte ero io. Non so perché lo feci, ma sollevai ancora la fotocamera di fronte al mio viso e scattai una seconda foto. La donna era sempre presente, ma stavolta il suo volto magro ed esangue, gravido di un'angoscia mostruosa, era voltato a fissarmi, inghirlandato da flosci capelli corvini. Nel mio cuore galoppava uno strano misto d'ansia ed eccitazione. Non capivo cosa stesse succedendo, e per quanto tutto ciò mi sconvolgesse, una parte di me ne era anche incuriosita. Tornai a scattare una foto. Quando guardai il display, lanciai un grido. La donna era proprio di fronte a me, gli occhi allucinati e sgranati, la bocca aperta in un urlo senza suono e le mani contratte che si allungavano verso l'obiettivo. Tornai a casa e cancellai le foto che avevo fatto, deciso più che mai a lasciarmi tutto alle spalle. Almeno così avrei voluto. Ma nei giorni seguenti scoprì che il mio intento non poteva essere attuato. In ogni foto che scattavo era presente quella donna vestita di nero. Sempre. A volte pareva fare capolino da dietro un albero o dall'angolo di una casa, oppure si mescolava fra la gente, come una persona normale, seppur inesistente. In altre istantanee, al contrario, era proprio davanti all'obiettivo, il viso deformato dalla rabbia, gli occhi pieni di follia, che mi guardavano con un astio sconosciuto su questa terra. Un giorno, spinto non so da quale dannata ispirazione, decisi di farmi una foto di fronte allo specchio del bagno. La donna apparve dietro di me, le mani aggrappate come artigli alle mie spalle, la sua faccia smunta e bianca come il gesso che emergeva dietro la mia nuca. Da quel momento in avanti non ho mai più toccato una macchina fotografica. Ogni paese ha il suo matto, lo scemo del villaggio. Come ogni paese ha la sua leggenda oscura. Dove vivevo io da ragazzino, c'era un uomo di nome Sergio che abitava in una catapecchia quasi fuori dal centro abitato. Di mestiere faceva il ciabattino e aveva allestito un piccolo laboratorio nel suo garage. Non so quante volte, caricati da un misto di ansia e frenesia, i miei amici e io andammo a spiarlo mentre lavorava con gesti lenti e monotoni. Era un tizio scialbo e male in arnese, dallo sguardo fisso ed ebete. Sarebbe potuto essere un qualunque ritardato, non fosse stato per il vivido segno bianco che spiccava sul lato della sua testa. Un segno a forma di mano, di cui tutti mormoravano l'origine. Si diceva, infatti, che quando Sergio era poco più di un bambino, fosse entrato dentro l'incavo del grande castagno morto che sta in cima alla collina che domina il paese. Il castagno esiste e, per quanto si tratti di un albero,
mette davvero paura. È enorme, quasi pietrificato dagli anni, forse dai secoli. E il suo tronco è gravido di gonfiori, nodi ed escrescenze legnose simili a masse tumorali che ricordano spaventosamente degli occhi deformi e pazzi. Ha perso quasi tutti i rami, frantumati da chissà quanti temporali. Ma ciò che attira l'attenzione è il gigantesco foro che si spalanca sul lato dell'enorme tronco. Appare come un'immensa bocca sdentata e storta, contratta in una smorfia che può essere agonia oppure una rabbia primordiale. La storia racconta che quando Sergio era appunto un ragazzo, lui e i suoi amici decisero di sfidarsi a chi avesse tanto ardimento ad avvicinarsi al castagno, che già allora aveva una fama talmente oscura che neppure il più ruvido cacciatore osava passarvi accanto. Per tutto il pomeriggio i ragazzi furono impegnati in quella prova di coraggio, avvicinandosi cauti e nervosi a quell'albero che, per quanto morto, possedeva un barlume di vita sinistra e minacciosa. Nessuno di loro, però, osò avvicinarsi a più di un metro, tranne Sergio. Qui la storia si frammenta in più versioni. C'è chi dice che il bambino, in un impeto di fierezza, entrò nell'incavo simile a una bocca. Altri raccontano che qualcosa lo aveva afferrato, trascinandolo all'interno del tronco. Tutti però concordano su una cosa. Le urla di Sergio furono così forti e agghiaccianti che si sentirono persino in paese e fecero accorrere diverse persone. Non durò molto. Ciò che le persone lì giunte videro fu un ragazzino che usciva dal tronco dall'albero, con lo sguardo spento e perso nel vuoto. Un segno bianco a forma di mano, stampato contro la zazzera nera dei suoi folti capelli arruffati. Da allora, Sergio non parlò mai più e nessuno al mondo sa cosa sia accaduto quel giorno, né cosa il ragazzino abbia visto all'interno di quel gigantesco, malvagio castagno. Non mi sarei mai avvicinato a quel rudere fatiscente e quasi del tutto inghiottito dall'edera e dal caprifoglio, se non fosse stato per quell'acquazzone che mi sorprese all'improvviso. Mi trovavo a pedalare lungo quella solitaria strada sterrata che tagliava per i campi, e la casa abbandonata rappresentava il solo riparo. La porta mancava, e quindi entrai senza problemi all'interno, avvolto subito dal buio che stagnava in quell'edificio, annusando tutti gli odori pesanti e muffosi che la pioggia stava evocando. L'ambiente circostante versava nel tipico sfacelo di un luogo abbandonato da non meno di 50 anni. I muri avevano perso l'intonaco, i pochi mobili erano stati torturati dall'umidità, dai tarli e dai topi. I vitici delle piante si erano insinuati all'interno. Poggiai la bici sul muro e cominciai a bighellonare in quell'ambiente sorprendentemente ampio. Non pareva un'abitazione, ma forse una piccola fabbrica. Era pomeriggio, ma le nuvole violacee che si accartocciavano nel cielo oscuravano a tal punto la luce solare che pareva notte in anticipo. Mi stavo dirigendo in una zona particolarmente buia e degradata, dove l'aria si faceva decisamente fredda e pregna di un odore umido e putrescente. Pozze di acqua si allargavano sul pavimento, originate dalla pioggia che sgocciolava dagli interstizi del soffitto malandato. Di fronte a me si apriva un corridoio piastrellato e in fondo la parete doveva aver ceduto, poiché vedevo la grigia luce filtrare attraverso un groviglio di cespugli arrampicanti. Mi paralizzai. Tutto il mio corpo si tese. Smisi di respirare. C'era qualcuno. Ne indovinavo la sagoma stagliarsi scura contro il fioco lucore che baluginava dalla fine di quel corridoio buio.
Prima pensai a una persona, ma poi c'era qualcosa di strano nella forma del suo corpo, di sbagliato, di grottesco. Era come il riflesso di qualcuno che si specchia su una superficie infranta. Una figura scomposta e tutta angoli, che fremeva e mandava un suono appena percettibile. Un ronzio, che veniva quasi completamente soffocato dal forte scrosciare della pioggia. Vidi la figura flettersi e scattare. Udii i suoi passi frenetici sul pavimento. Mi voltai e scappai a mia volta. Mentre quel verso, quel ronzare, si innalzava in uno stridore vibrante che non poteva essere emesso da una voce umana. Non poteva essere emesso da niente che esistesse su questa terra. Senza badare alla bicicletta, corsi fuori e fuggii sotto la pioggia, accompagnato dai fulmini che trafiggevano il cielo, assordato dai tuoni. Non mi guardai mai alle spalle. Non mi fermai fino alle prime case del paese. Mia nonna, da ragazza, lavorava in quello che oggi chiameremmo Istituto di Igiene Mentale, ma che all'epoca era conosciuto sotto il semplice e sinistro nome di manicomio. L'edificio era isolato, in pietra, e pareva una piccola fortezza dalla quale la gente entrava, ma in generale non usciva mai più. Erano altri tempi e la psichiatria non era granché sviluppata. I manicomi erano poco più che depositi dove i parenti del malato lo depositavano per poi scordarsi di lui fino a che non venivano informati che si era soffocato con la propria lingua durante una crisi convulsiva. Ma questa non è una storia di violenza e abusi, ma piuttosto la storia di una paziente di nome Cristabella. Come mia nonna mi spiegò, Cristabella venne condotta al manicomio, come a volte accadeva, non dai parenti, ma dalle forze dell'ordine. Era una giornata piovosa, quella in cui la sua figura minuta e scheletrica, avvolta in una coperta, si fece strada nell'atrio. Quella donna era inquietante. I pazzi lo sono per definizione. E persino gli inservienti provarono soggezione nel posare lo sguardo sul suo corpo, che di femminile non aveva più nulla, tanto era magro e ossuto. La testa era una liscia sfera calva, gli occhi due gocce di petrolio. La sua pelle era una triste enciclopedia che raccontava di sofferenze e dolori, segnata da cicatrici strane che formavano quelli che parevano simboli runici o cabalistici. E in effetti nessuno si stupì molto nell'apprendere che Cristabella aveva vissuto in una fattoria isolata, divenuta un tempio di esaltati, che officiavano rituali in nome di una divinità blasfema, seguendo i dettami di un libro scritto in una lingua umanamente incomprensibile. Fu subito chiaro che sarebbe stata una paziente particolare. Non fu mai violenta o difficile, ma il suo agire è flemmatico e il suo sguardo a volte spento e a volte infiammato di folle euforia gettava inquietudine su tutti. Nessuno degli altri internati voleva avere a che fare con la donna, che spesso parlava da sola, con borbottii che parevano espressi in un linguaggio inventato. Per diverse settimane Cristabella si comportò bene, persino meglio di tanti altri suoi compagni, più problematici e scalmanati. Poi, però, un giorno, o meglio una notte, mia nonna era alla guardiola, quando il corridoio si colmò di strilli acuti e raggelanti che sgorgavano da dietro la porta della stanza di Cristabella. Non era inusuale che a volte uno dei pazienti desse di matto, anche nel cuore della notte, ma le grida della donna erano intrise di un terrore così potente che mia nonna si sentì quasi venir meno. In risposta alle urla di Cristabella, anche altri pazzi presero a gemere e gridare, creando un'atmosfera che fa paura persino a me, che non fui diretto testimone di quei fatti. Posso solo immaginare il panico che invase le infermiere,
mentre si affannavano nel tentativo di aprire la porta della stanza, senza però riuscirci, quasi che una forza dirompente facesse pressione dall'altra parte. Poi, con un ultimo sforzo, irruppero nella stanza e trovarono Cristabella rannicchiata in un angolo, sconvolta e sull'orlo di un attacco di convulsioni. Quando si riprese nei giorni seguenti, diede delle incoerenti, folli spiegazioni a proposito di un uomo nero e irsuto, dagli occhi di fuoco, che era emerso da sotto il suo letto, per poi abusare di lei. Si disse anche assolutamente sicura di essere rimasta incinta di questo essere. Anche in una situazione normale sarebbe stato impossibile credere a una storia simile. Figuriamoci poi se la racconta un'alienata. La visita a cui Cristabella fu sottoposta per puro scrupolo dette esito negativo. Non c'era stata alcuna violenza carnale. Del resto, durante quel turno di notte non erano presenti infermieri maschi e i dottori rincasavano tutti al calar del sole per poi tornare al mattino. Eppure, mia nonna affermò che cominciarono a verificarsi avvenimenti molto strani attorno a Cristabella da quella notte. Prima di tutto iniziò a manifestare i sintomi di una gravidanza, con nausee mattutine e gonfiore del ventre. Secondo, capitava di trovarla nel corridoio o nelle stanze anche durante la notte, quando avrebbe dovuto ragionevolmente essere nella sua stanza, chiusa a chiave. Quando le chiedevano come avesse fatto a uscire, rispondeva che l'uomo dagli occhi di fuoco le aveva aperto la porta. Anche il carattere mite e apatico della paziente prese a involvere in un atteggiamento sempre più isterico, fino alla violenza, al punto che dovettero legarla al letto per impedire di assalire gli altri malati mentali. Esattamente un mese dopo il presunto stupro da parte di quell'uomo demoniaco, Cristabella scomparve. Frugarono il manicomio dai soffitti alle cantine, cercandola anche in stanze dove non sarebbe riuscita a entrare, ma non la trovarono. Solo qualche giorno dopo, il corpo ormai privo di vita della donna fu scoperto nel bosco che circondava l'edificio, appeso a un albero. Non voglio scendere in dettagli macabri, ma era come se avesse partorito e una scia densa di sangue partiva dal tronco dell'albero e scivolava via, inoltrandosi nella boscaglia.